Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Dai che il fine settimana è molto vicino, il mio fine settimana sarà un po' bizzarro, devo dire la verità. E chi mi segue su Twitter sa già, mi dovrò mostrare alcune foto perché ieri sera sono arrivate delle maglie per il weekend che trascorrerò a Napoli, che non mi fa assolutamente piacere portare, ma sono ad un addio al celibato e vabbè. Vabbè, passiamo oltre. Focalizziamoci sul fatto che giovedì ci sarà una bellissima notizia, veramente bella. Giovedì succederà qualcosa, anzi spero di potervela dare prima in realtà questa bella notizia, ma giovedì è il giorno, è quella famosa bomba di cui vi parlavo l'altro giorno, anche qua sulla community di YouTube. Quindi rimanete sintonizzati che ogni momento è buono e da un momento all'altro potrei, bam, spararvela lì e buttarvela lì all'improvviso. Allora ragazzi, ieri sera si mormorava di un calvo che non aveva preso particolarmente bene insieme a Gianelka le parole di Allegri nel post partita di Empoli. Devo dire la verità, forse le uniche parole di Allegri secondo me uscite forti e chiare in un momento così delicato, quando ovviamente lamentava il fatto che la situazione che stava vivendo la Juventus non era normale, non è stata normale, anche nel rispetto del lavoro delle parti che hanno dovuto veramente passare dei momenti difficili prima di andare sul campo. Quello mi è sembrato lo sforzo più sincero e onesto possibile da parte di un tesserato della Juventus, ma le parole che non sono piaciute alla proprietà e appunto al dirigente della Juventus sono quelle inerenti all'utilizzo dei giovani, anche facendo riferimento a quelle di Siviglia, dove si denunciava una scarsa esperienza nei confronti di alcuni giocatori che non avevano mai giocato a quei livelli, e sul fatto che la Juventus non potesse essere in grado di competere quest'anno, addirittura l'anno prossimo, per tornare a vincere o comunque per competere ad alti livelli. Questo lo sappiamo da sempre, è uno dei dogmi della Juventus, un mantra vero e proprio della Juve, e cioè che la Juventus partecipa alle competizioni davvero per vincere. Un po' il discorso sulla linea di pensiero espresso, portato avanti da Wojciech Szczęsny e con Allegri, che aveva etichettato in quel modo, sappiamo, senza dover tornare sull'argomento, e quindi sembra che la proprietà in realtà non se la sia proprio goduta al massimo questa doppia uscita da parte di Allegri tra Siviglia e Empoli. E ieri sera si mormorava anche di un Igor Tudor prossimo addirittura a liberarsi, a svincolarsi dal suo contratto con il Marsiglia, o comunque lasciare, abbandonare il Marsiglia, nonostante un campionato di ottimo livello, nonostante la possibilissima, anzi quasi certa, partecipazione nel Marsiglia alle coppe europee più prestigiose, Champions League, Europa League, quelle che saranno. Marsiglia nelle prime posizioni del campionato francese, e quindi, nonostante questa cosa qui, dato che in tanti mi avevate espresso questo dubbio, ma come? Ma Tudor, dopo un lavoro del genere, dopo la qualificazione, viene via dal Marsiglia? A quanto pare sembra di sì. Poi, ora, mettendo insieme queste due notizie, sembra facile arrivare a tirar fuori una terza notizia, no? Quindi se ne va Allegri, arriva Tudor, abbiamo risolto tutto. In realtà non è così. Però sono due piste da monitorare, le percentuali di Allegri sembrano abbassarsi giorno dopo giorno, e ora tutti gli ambienti giornalistici parlano di un Allegri non più al centro del progetto da parte della Juventus, ma di frizioni interne alla Juventus per i nomi appunto del direttore sportivo prossimo, che dovrebbe essere giunto lì, ma sappiamo che era successo qualcosa dentro, e appunto la percentuale di Allegri che è sempre più in calo, proprio perché magari dentro la Juventus si sta pensando di cambiare il progetto tecnico della Juventus e quindi anche l'allenatore. Monitoriamo quello che accadrà, però secondo me la Juventus si sta muovendo proprio in questa direzione, ormai ve l'ho già detto un milione di volte, e attenzione al nome di Igor Tudor, che potrebbe diventare ancora più caldo. Io ve l'avevo tirato fuori in gennaio, non dico per scherzo, ma quasi. In un video con Davom e col Pogobbo vi avevo raccontato anche perché secondo me Tudor poteva essere il nome giusto, uomo Juve, era già stato la Juve, buona esperienza comunque da allenatore, non un esordiente proprio come era stato Pirlo nella stagione in cui Tudor era il vice. All'Olympique Marsiglia c'erano dei dialoghi tra Juventus e Milik, ci sono tuttora dei dialoghi tra Juventus e Marsiglia per Milik. Dentro la Juventus il presidente e il direttore sportivo sono ex dirigenti della Juventus, comunque ex tesserati Juve, organigramma, lato scouting, quindi ci sono dei rapporti, e dato che come sempre le società di calcio sono formate da rapporti interpersonali, io terrei d'occhio questa cosa qui, perché potrebbe poi succedere qualcosa. Quindi diamo un'occhiata al nome di Allegri, diamo un'occhiata al nome di Tudor e vediamo cosa succede.
Ieri vi parlavo di quello che sarà lo scenario della Juve l'anno prossimo, tra punti di penalizzazione, qualificazione europea, quale coppa si va a giocare, robe del genere. Oggi la Gazzetta apre con una notizia che avevamo già letto qualche settimana fa, ma che oggi ancora una volta ha tutto un altro sapore. Juve, passo indietro sulla Superlega, arriverà la stangata in Europa. L'UEFA è molto sorpresa dall'atteggiamento dei nuovi vertici bianconeri e potrebbe punire il club con uno o più anni di esclusione dalle coppe. Allora, ragazzi, cerchiamo di fare un discorso di un certo tipo, perché ieri comunque vi parlavo di queste prospettive senza prendere in esame appunto il discorso inerente alla UEFA. Perché? Perché oggi non abbiamo una vera e propria certezza su UEFA, date sulla UEFA, sappiamo solo che la UEFA potrebbe intervenire per impugnare queste sentenze che ci sono state in Italia e vedere poi di pensare ad un'esclusione della Juventus dalle coppe europee per motivi X. Però i motivi X mi devono essere dimostrati, traduco. Se ho violato le regole del fair play finanziario o i tesseramenti sui calciatori minorenni, dato che solitamente sono questi due termini per bloccare il mercato, escludere le squadre dalle coppe, allora io capisco che possa arrivare la UEFA che gestisce queste coppe ed escludermi dalle coppe. Se invece deve arrivare la UEFA e dirmi semplicemente che quello che sta facendo la Juventus, o comunque i vertici della Juventus, sposano l'idea di un'altra competizione, e quindi per questa cosa qui la Juventus dovrebbe essere esclusa dalle coppe per 1 o 2 anni. A me questo sembra semplicemente ridicolo, addirittura esagero, mi sembra un ricatto e mi sembra un atteggiamento di un certo stampo che non voglio star qui a pronunciare perché mi sembra abbastanza evidente. Se tu non fai questa cosa qui, allora attenzione che io posso utilizzare un abuso di potere e fare questo. Ripeto, se la Juventus ha sbagliato secondo i criteri che da sempre vanno a gestire appunto l'esclusione delle squadre dalle coppe, ora ben venga l'esclusione da parte della Juventus dalle coppe europee, Conference, Europa League, Champions League, Supercoppa, tutto quello che può essere. Se si è sbagliato e me lo certificano, me lo dimostrano, chi sono io per dire no, no, no? Però se deve essere un discorso legato a una lotta politica, perché questi sono interessi politici, io credo che sia veramente un abuso di potere cercare di impugnare certe cose. Poi dico proprio fuori dai denti quello che penso. Parlare oggi di Superlega per la Juventus, secondo me, è abbastanza anacronistico, ma non per il progetto Superlega in sé, che già quello potrebbe essere anacronistico, ma pensando semplicemente al livello della Juventus. Quest'anno usciamo in semifinale di Europa League contro un Siviglia che un mese fa stava lottando per non retrocedere in Liga. Siamo usciti ai gironi Champions collezionando 3 punti, perdendo addirittura dal Maccabi di Haifa. L'anno scorso siamo usciti contro il Villarreal, l'anno prima siamo usciti contro il Porto, l'anno prima siamo usciti contro l'Ajax. Insomma, stiamo iniziando a collezionare tante, tante, tante discrete e recenti figure abbastanza barbine in confronto a: esci eliminato dal Real Madrid dopo una rimonta 3-0, l'ultimo secondo ti assegno il rigore 3-1, vai a casa. Vai a Monaco di Baviera, il Bayern Monaco lo metti sotto, poi all'ultimo purtroppo prendi gol perché Vrano la spazza e perché comunque nel secondo tempo si è abbassato, bla bla bla. Perdi 2 finali contro Real Madrid e Barcellona, forse due delle migliori formazioni per quelle rispettive squadre, quindi all'apice dei loro percorsi europei. Io capisco non vincere in quei casi, però il filotto che abbiamo inanellato, Ajax, Porto, Villarreal, Lione, mi ero scordato Lione, Villarreal, Maccabi, Haifa, PSG, Benfica, Siviglia, devo dire la verità, queste sono cose che sinceramente non mi vanno giù. E hai voglia a parlare del livello della squadra che si è abbassato, perché tante volte siamo usciti contro formazioni sicuramente più modeste, sicuramente più povere anche proprio dal punto di vista del monte ingaggi, sicuramente costruite con meno budget rispetto alla Juventus, quindi non può essere nemmeno un discorso di squadra che si è indebolita. Tante volte la Juventus è uscita contro squadre che sulla carta non c'era partita, proprio non c'era partita, quindi da questo punto di vista la Juventus secondo me deve interrogarsi proprio lato campo. Quindi immaginarmi invece una Juventus all'interno della Superlega con le squadre della Premier League, le 2, 3, 4 migliori squadre in Italia, il PSG, Real Barcellona, così, secondo
se penso a quelli che sono stati i nostri percorsi europei negli ultimi anni, non vorrei sembrare l'agnellino sacrificale, perché poi il rischio diventa quello lì. Quindi, per quanto mi riguarda, dal punto di vista del livello della Juve, questa situazione è abbastanza anacronistica. Poi, la Juventus non ha più Andrea Agnelli all'interno del CDA, che si era esposto in prima persona, aveva portato avanti questa battaglia. Secondo me il discorso Superlega è stato veramente gestito malissimo, perché l'idea di fondo era buona, bisognava sistemare alcune idee prima di annunciarlo. La comunicazione secondo me è stata pessima, la gestione è stata pessima, il tempismo è stato pessimo, questo dietro fronte delle squadre che poi si dice dietro fronte sulla carta, ma in realtà nel back non è proprio così e quindi ci sono contratti. Per me questa roba qui è stata semplicemente follia, io non trovo un altro modo di descrivere questa roba qui, e si è creata pure una guerra tra alcune squadre, Juventus, Real Madrid e Barcellona, e appunto la UEFA. Io credo che si sia veramente giocato, no, non solo Agnelli, ma proprio tutto l'organigramma inerente alla Superlega, si sia giocato malissimo le sue carte. Però allo stesso tempo trovo anche che sia abbastanza illogico che ci debba essere un vero e proprio ricatto alla luce del sole, tradotto: se tu non fai un passo indietro su un progetto che mi dà fastidio, allora nel mio campionato non ci giochi. Anche perché stiamo parlando veramente di politica in questo caso, non di calcio, stiamo parlando di politica, non di giustizia. Poi se il messaggio che deve passare è no, però la Juventus deve essere punita, punto, allora io qui alzo le mani, possiamo smettere di parlare, non c'è nient'altro da dire. Se invece vogliamo seguire i binari di quello che dovrebbe essere giusto o sbagliato, allora che venga dimostrato che la Juventus non può partecipare alle coppe per motivi X, Y e Z, non semplicemente perché la proprietà non vuole rinunciare a un progetto che potrebbe ampliare anche gli orizzonti di un calcio che in questo momento, secondo me, con queste prospettive non può andare avanti così come lo conosciamo oggi.